Thank you.
Thank you.
nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Esprimo a nome del Padre Abate della comunità monastica un sentito ringraziamento per Sua Eminenza Reverendissima il Cardinale Angelo De Donatis per aver accettato di presiedere questa celebrazione eucaristica in occasione della benedizione abbaziale. Al nunzio apostolico in Italia, al segretario e ai membri del Dicastero per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica, ai vescovi, all'abate primate, all'abate presidente della congregazione sulla scienza cassinese, agli abati delle varie comunità monastiche, i priori, i sacerdoti, i monaci e le monache, i religiosi e le religiose, insieme ad alcuni fratelli della Chiesa ortodossa. Un saluto al signor prefetto di Frosinone, al sindaco di Cassino, di Norcia, di Subiaco e a tutte le autorità civili e militari. Un grazie particolare ai familiari e agli amici dell'abate Luca e della nostra comunità di Monte Cassino, a tutto il popolo di Dio qui radunato e a coloro che ci stanno seguendo in diretta streaming. Ci raccogliamo ora in preghiera per vivere con intensità questo momento di preghiera, perché sia un evento di grazia per la nostra comunità e per la Chiesa intera. Fratelli e sorelle, il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio Padre. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho commesso peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Yeah.
excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus Dei. Benedicimus Te. Testimoniare nelle opere il mistero che celebriamo nella fede. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Filippo, sceso in una città della Samaria, predicava loro il Cristo, e le folle, unanimi, prestavano attenzione alle parole di Filippo, sentendolo parlare e vedendo i segni che egli compiva. Infatti, da molti indemoniati uscivano spiriti impuri, emettendo altre grida, e molti paralitici e storpi furono guariti, e vi fu grande gioia in quella città. Frattanto gli apostoli a Gerusalemme seppero che la Samaria aveva accolto la parola di Dio, e inviarono a loro Pietro e Giovanni,
Essi scesero e pregarono per loro, perché ricevessero lo Spirito Santo. Non era infatti ancora disceso sopra nessuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. Allora imponevano loro le mani e quelli che ricevevano lo Spirito Santo. Parola di Dio. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, adorate il Signore Cristo nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Tuttavia questo sia fatto con dolcezza e rispetto, con una retta coscienza, perché nel momento stesso in cui si parla male di voi, rimangano svergognati malignano sulla vostra buona condotta in Cristo. Se questa infatti è la volontà di Dio, è meglio soffrire operando il bene che facendo il male, perché anche Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio, messo a morte nel corpo, ma reso vivo nello Spirito. Parola di Dio. Thank you.
Santissimo Padre, a nome della comunità di Monte Cassino, presento la Madre nominata dal Santo Padre per questo monastero e chiedo umilmente che tu gli dia la benedizione personale. Avete il mandato del Papa? Sì, lo abbiamo. Se ne dia lettura. Francesco, vescovo, servo dei servi di Dio, al diletto figlio, al nome di Luca Fabbrica, dell'ordine di San Benedetto, priore del monastero della Santissima Trinità in Plumenza, eletto abate ordinario dell'abbazia territoriale di Montecassino, salute e apostolica benedizione. Nulla assolutamente anteponiamo a Cristo e con la fede e la pratica delle buone opere, guidati dal Vangelo, camminiamo per le sue vie, prevenendoci null'altro nel renderci onore, né cercando l'utilità propria, ma piuttosto l'altrui, affinché, mostrandoci in ogni cosa ministri di Dio, con la testimonianza della vita, con sincera e umile carità ci esercitiamo verso tutti nell'amore. Fatta nostra questa esortazione spirituale, quasi come cardine di vita angelica, con affetto paterno volgiamo la nostra mente alle necessità della comunità appartenente all'antichissimo monastero di Monte Cassino, che dopo il trasferimento del suo ultimo abate, il reverendissimo padre Donato Guagliari dell'ordine di San Benedetto, per esercitare il suo ministero nell'abbazia di San Paolo fuori di mura in Roma, è priva del comando e della dottrina di chi possa far penetrare dolcemente nell'animo dei discepoli il fermento della divina giustizia. Pensiamo dunque a te, diletto figlio, che avendo condotto una vita degna di venerazione, stimato maestro nella scuola del servizio divino, ci sembri idoneo ad essere colui che, mentre offre agli altri la possibilità di perfezionarsi, egli stesso si va perfezionando, mostrando l'affetto tanto del Maestro quanto del Padre. Pertanto, udito il voto della Congregazione per i Vescovi, nella pienezza della nostra autorità apostolica, in forza di questa lettera ti costituiamo abate ordinario dell'abbazia territoriale di Monte Cassino, assegnandoti i diritti che ti spettano e imponendoti i relativi doveri. Premessa la sacra ordinazione diaconale e presbiterale,
centrale, prima di dare inizio al tuo ministero, sarà tuo dovere emettere la professione di fede e il giuramento di fedeltà a noi e ai nostri successori secondo i sacri canoni. Possa tu esercitare di diletto figlio un governo pieno di sapienza divina in questa comunità monastica, sapendo che a chi più viene dato, più anche si chiede. E così prega che per intercessione della Beata Vergine Maria e di San Benedetto, i figli, ascoltando da te gli insegnamenti del Maestro di entrambi, pieghino l'orecchio del loro cuore e tutto ciò che di buono iniziano ad eseguire, devono con insistente preghiera chiedere che sia compiuto da Lui, che attraverso la nostra debolezza procura la salvezza. Dato a Roma in Laterano il giorno 9 del mese di gennaio nell'anno del Signore 2023, decimo del nostro pontificato, Francesco. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Acclamate Dio, voi tutti della terra. Carissimi, così abbiamo cantato nel Salmo responsoriale, quasi a fare eco alla gioia di questa celebrazione liturgica nella quale accogliamo con il rito della benedizione abbaziale Don Luca, abdica come nuovo padre e pastore. Designato, come abbiamo sentito dal Santo Padre, come abate di questa storica e millenaria abbazia di Monte Cassino, più volte distrutta nel corso dei secoli. L'abbazia fu sempre ricostruita superando diverse difficoltà, superando periodi di instabilità. Fecondo di storia, di arte, di cultura e di santità. Monte Cassino rappresenta un'eredità ricca di memoria e ti invita, caro Don Luca, ad imitare lo scriba divenuto discepolo del regno che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche, esercitando la sapienza profonda chi sa tornare alle radici per restituire l'infa vitale che produce frutti abbondanti, frutti duraturi. La regola di San Benedetto è chiarissima e sempre attuale nell'indicarti come tu pensai i compiti e le responsabilità di colui che è chiamato a tenere il posto di Cristo davanti ai suoi fratelli. Responsabilità così gravi da far tremare le vene e i polsi, se li si accoglie veramente, se vengono accolte profondamente, tanto da suscitare in chiunque un giusto timore, quello di dover rendere conto al Signore non solo di se stesso, ma anche di tutti coloro che gli sono affidati. E allora chiamo semplicemente due responsabilità
sicuramente, carissimo Don Luca, ti sono chiarissime queste responsabilità. Primo, l'abate è chiamato a infondere nelle anime dei discepoli il fermento della santità. Il primo tuo compito è aiutare i tuoi fratelli a rilucere della santità di Dio, a crescere nella scienza della santità, in quell'unione feconda con il Signore che è il frutto di una vita di lode e di adorazione, di silenzio, di lavoro e di nascondimento. La vostra prima opera, quella che la Chiesa tutta si attende da voi, Opus Dei, cui nulla si deve anteporre, è una vita tutta vissuta nella ricerca costante del volto di Dio, come richiamo assoluto a Lui. Potremmo dire che il vostro, quello della vita monastica, è il compito di quelli che devono risvegliare tutti gli altri ad avere desideri ardenti e sconfinati dell'altrove di Dio. Veramente abbiamo bisogno di una città che splende sul monte, che ci ricordi l'aspirazione di tutti alla Gerusalemme celeste, che anticipi nel tempo la condizione della vita beata, dove ci si sazia della presenza amante della Trinità e si gode reciprocamente gli uni delle gioie degli altri. Ecco, infondere questo fermento del cielo nei cuori è il tuo compito verso i tuoi fratelli anzitutto, e poi come conseguenza, quasi per irradiazione, verso tutti. Sei qui per preoccuparti eccessivamente delle realtà terrene transitorie, ma per non perdere di vista la salvezza delle anime. E poi, secondo, per far questo, ricorda San Benedetto, studiat plus amari quanti meri, fatti amare, conformati e adattati a tutti secondo l'intelligenza e le qualità di ciascuno, come ricorda San Benedetto nella sua regola. Per i fratelli devi essere come una madre che nutre i suoi piccoli, preparato a dividere con loro secondo la volontà di Dio e secondo quanto conviene a ciascuno non solo il Vangelo ma anche la tua vita. Imitare, insomma, lo stesso Cristo Signore che ha potuto esclamare di Gerusalemme: quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come una gallina raccoglie i pulcini sotto le ali. E ancora proprio oggi la liturgia, con le parole di San Pietro, ci ricorda la dolcezza, il rispetto e la retta coscienza che devono caratterizzare la buona condotta di ogni discepolo. Il tuo nome e la tua carica di abate ti richiamano incessantemente alla chiamata che il Signore ti fa, in modo particolare ad essere per tutti immagine della paternità di Dio verso ciascuno dei suoi figli. Ma, perché c'è un ma, mentre sei richiamato a questo arduo compito e a questa difficile arte, oggi, insieme a tutta la tua comunità e a tutti noi, sei consolato dalle promesse del Signore. Non vi lascerò orfani, verrò da voi. Lui ci rassicura, ci assicura, Lui ci chiede quello che ci dona. E questo dono è lo Spirito Paraclito, colui che ci viene accanto per essere con noi e dimorare in noi. Lo Spirito intensifica progressivamente la nostra relazione con Dio e dunque anche tra di noi in Lui, trasformandola in una reciproca inabitazione, voi in me e io in voi. Carissimo Don Luca, Gesù oggi prega il Padre per te, perché ti sia rinnovato
così anche tu sei reso vivo nello Spirito, vivificato da quello Spirito che ti fa vivere della vita stessa della Trinità. Viene lo Spirito allora a prendere il tuo posto, se sei disposto ad accoglierlo. Viene per vivere e amare in te, per muovere in te ogni sentire e operare. Il Vangelo di oggi, cari fratelli e sorelle, ci è donato come una promessa di prossimità e presenza che ci comunica la pienezza d'amore di colui che promette. Chi riceve lo Spirito continua a vedere il Signore anche nell'apparente sua assenza. Il mondo non mi vedrà più, voi invece mi vedrete. Chi ha lo Spirito vede e vive di quello che vede. Viene immesso nella corrente d'amore il Padre e il Figlio e può dunque divenire irradiazione di questo amore che continuamente riceve. È il segreto della vita divina in ciascuno di noi. Silvano del Monte Athos racconta così la sua esperienza. Improvvisamente l'anima vede il Signore e lo riconosce. Chi può descrivere questa gioia e questa consolazione? Il Signore è riconosciuto nello Spirito Santo e lo Spirito Santo agisce in tutto l'uomo, nello spirito, nell'anima e nel corpo. Nella sua infinita bontà il Signore mi dette questa grazia a me peccatore. Così colma d'amore divino è l'anima che ha gustato la dolcezza dello Spirito Santo. O Signore, dona questo amore. Dallo al mondo intero. Spirito Santo, discendi nella nostra anima affinché lodiamo il Creatore in pieno consenso. Cari fratelli e sorelle, lo Spirito Santo ci è dato per vedere, per riconoscere, per gustare e dunque per irradiare. Possa tu, carissimo Don Luca, ricevere tanto per rimanere nel Padre e nel Figlio. Possa questa abbazia diventare ancora di più la dimora del Padre, del Figlio e dello Spirito. Il giardino dove il Signore si compiace di abitare, la sorgente da cui sgorga la vita divina che raggiunge tutti. Questo auguriamo con tutto il cuore in questa celebrazione. Affidiamo servizio alla Madre di Dio, a San Benedetto, a Santa Scolastica. Amen. Secondo un'antica istituzione dei Santi Padri, colui che viene eletto a reggere la famiglia monastica in nome di Cristo deve essere esaminato e interrogato sui criteri e sul metodo idoni alla guida della vita comune. In forza di questa tradizione, fratello carissimo, ti interrogo. Vuoi mantenerti fedele al tuo santo proposito?
osservare la regola di San Benedetto, illuminare e guidare in questa stessa vita i tuoi fratelli, per animarli all'amore di Dio, alla vita evangelica e alla carità fraterna. Sì, lo voglio. Vuoi insegnare ai tuoi fratelli, più con i fatti che con le parole, un modello di vita nuova ispirata al Vangelo? Sì, lo voglio. Vuoi condurre a Dio i tuoi fratelli, prendendo a cuore la salvezza delle anime che ti sono affidate? Sì, lo voglio. E amministrarli con saggezza a vantaggio dei fratelli, dei poveri e dei pellegrini. Sì, lo voglio. Vuoi attestare in tutto e sempre alla Santa Chiesa, al Romano Pontefice e ai suoi successori fede, obbedienza, rispetto filiale e fedeltà? Sì, lo voglio. Il Signore adempia ai tuoi propositi, conceda tutti i beni che ti custodisca sempre e in ogni luogo. Amen. Preghiamo con cuore unanime Dio nostro Padre perché accompagni con grazia dello Spirito il suo servo Luca, chiamato a guidare i suoi fratelli. Atanasio, prega per noi.
San Basilio, prega per noi. San Martino, prega per noi. San Germano di Capua, prega per noi. San Pier Damiani, prega per noi. San Bruno di Segni, prega per noi. Sant'Antonio e Pacomio, prega per noi. Santo Padre Benedetto, prega per noi. Santi Mauro e Placido, prega per noi. San Colombano, prega per noi. San Beda, prega per noi. Sant'Ambrogio Outperto, prega per noi. Santi Cirillo e Metodio, prega per noi. Santi Abati Cluniacensi, prega per noi. San Nilo, prega per noi. San Romualdo, prega per noi. San Giovanni Gualberto, prega per noi. San Bruno, prega per noi. Santi Abati Cistercensi, prega per noi. San Bernardo, prega per noi. Santi Francesco e Domenico, prega per noi. Sant'Antonio di Padova, prega per noi. San Bernardo Tolomei, prega per noi. San Carlo de Foco, prega per noi. Santa Scolastica, prega per noi. Santa Hildegarde, prega per noi. Santa Chiara, prega per noi. Sante Matilde e Gertrude, prega per noi. Santa Caterina da Siena, prega per noi. Santa Teresa di Gesù, prega per noi. Beato Vittore Terzo, prega per noi. Beato Alfredo Ildefonso Schuster, prega per noi. Beati Cristiano e compagni martiri di Tiberi, prega per noi. Beata Armida Varelli, prega per noi. Santi e sante di Dio, prega per noi. Nella tua misericordia, salvaci, Signore, da ogni male. Salvaci, Signore, da ogni peccato. Salvaci, Signore, dalla morte eterna. Salvaci, Signore, per la tua incarnazione. Salvaci, Signore, per la tua morte e risurrezione. Salvaci, Signore, per il dono dello Spirito Santo. Salvaci, Signore, noi peccatori ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Conforta e illumina la tua santa Chiesa. Ascoltaci, Signore. Proteggi il Papa, i Vescovi, i Presbiteri e tutti i ministri del Vangelo.
Ascoltaci, Signore. Manda nuovi operai nella tua messa. Ascoltaci, Signore. Dona al mondo intero la giustizia e la pace. All'opera della redenzione tutti coloro che professano i consigli evangelici come testimoni del Cristo obbediente e orante. Ascoltaci, Signore. Custodisci in tutte le famiglie monastiche lo spirito dei fondatori perché non abbiano altro amore che Cristo. Benedici questo popolo a te consacrato. Ascoltaci, Signore. Benedici questo abate e fa risplendere sempre su di lui la luce del tuo volto. Ascoltaci, Signore. Gesù, Figlio del Dio vivente, ascolta la nostra supplica. Gesù, Figlio del Dio vivente, ascolta la nostra supplica. Dio Padre Onnipotente, che hai mandato nel mondo il tuo Figlio unigenito per servire gli uomini come il buon pastore che dà la vita per le sue pecore, benedici e sostieni con la forza del tuo Spirito il tuo servo Luca, eletto abate di questo monastero. Fa, o Signore, che per la santità della vita si mostri degno del nome che assume e il suo insegnamento penetri dolcemente nel cuore dei discepoli come fermento della divina giustizia, consapevole dell'arduo compito che gli è affidato. Impari la difficile arte di guidare i fratelli e di farsi vicino a ciascuno di essi nella diversità dei caratteri. Sappia che è suo dovere servire più che comandare. Docile alle tue ispirazioni, dedichi tutta la sua sollecitudine con ogni attenzione e con fervida iniziativa per non perdere nessuna delle anime che gli sono affidate, ma disponga e regoli sempre ogni cosa perché tutti, progredendo nell'amore di Cristo e nella carità fraterna, corrano con cuore libero e lieto sulla via dei tuoi comandamenti. Degnati, o Padre, di colmarlo dei doni del tuo Spirito, perché incessantemente stimoli se stesso e inviti i fratelli a vivere per la tua gloria nel servizio della tua Chiesa.
nulla anteponga a Cristo, né consenta mai che altro amore prevalga nel cuore dei fratelli, perché alla venuta del Re Giudice Divino nell'ultimo giorno meriti di entrare insieme a loro nella gioia del tuo regno. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ricevi la regola tramandata dai tuoi santi padri, consapevole dei limiti della fragilità umana, ma forte nel sostegno della grazia divina, guida e custodisci i fratelli che il Signore ti affida. Ricevi l'anello segno di fedeltà e custodisci questa famiglia monastica con instancabile amore nella comunione fraterna. Ricevi il pastorale e sii sollecito dei fratelli che ti sono affidati dal Signore. Di essi dovrai rendere conto a Lui nell'ultimo giorno. Soy
vestito, amministra i suoi beni con giustizia, e li non vacillerà in eterno. Il giusto sarà sempre ricordato.
Il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò terrore? Il tuo volto io cerco, Signore, io lascio cessa salvezza, alleluia. Se contro di me si accampa un esercito, il mio cuore non teme. Se contro di me divampa la battaglia, anche allora ho fiducia. Nella tua casa trovo rifugio, Signore, e la luce del tuo volto rimorrerà in bella vita. Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per gustare la dolcezza del Signore ed ammirare il suo santuario. Il tuo volto io cerco, sventura, mi nasconde nel segreto della sua dimora, mi solleva sulla rupe, e ora rialzo la testa sui nemici che mi circondano, immolerò nella sua casa sacrifici d'esultanza, in di gioia canterò al Signore.
pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre onnipotente. Salgano a te, o Signore, le nostre preghiere insieme all'offerta di questo sacrificio, perché purificati dal tuo amore possiamo accostarci al sacramento della tua grande misericordia, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono in alto. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Egli continua ad offrirsi per noi e intercede come nostro avvocato. Immolato sulla croce, più non muore, e con i segni della passione vive immortale. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria. Santo, dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare il popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse:
prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mirabile risurrezione ed ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i santi apostoli, i gloriosi martiri, San Benedetto, Santa Scolastica e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo, nostro Papa Francesco, il tuo servo Luca, che oggi è stato eletto abate di questa comunità, l'ordine episcopale, i presbiteri e i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano.
liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Nello spirito del Cristo risorto, scambiatevi il dono della pace. Yeah.
Thank you.
dimandi l'aiuto del suo santuario e dall'alto di Sion ti sostenga. Alleluia, alleluia, alleluia. Ricorda tutti i tuoi sacrifici e gradisca i tuoi olocausti. Ti conceda secondo il tuo cuore, faccia riuscire ogni tuo progetto. Alleluia, alleluia, alleluia. Esulteremo per la tua vittoria, spiegheremo i destini in nome del nostro Dio. Adempia il Signore tutte le tue domande. Alleluia, alleluia, alleluia. Signore, il Re gioisce della tua potenza, quanto esulta per la tua salvezza. Hai soddisfatto il desiderio del suo cuore, non hai respinto il voto delle sue labbra. Alleluia, con larghe benedizioni, gli poni sul capo una corona di oro fino. Vita ti ha chiesto, a lui l'hai concessa, lunghi giorni in eterno senza fine. Alleluia. Per la tua salvezza lo avvolgi di maestà e di onore, lo fai oggetto di benedizione per sempre, lo inondi di gioia dinanzi al tuo volto. Alleluia. Confida nel Signore, per la fedeltà dell'Altissimo non sarà mai scosso. Alzati, Signore, in tutta la tua forza, canteremo inni alla tua potenza. Alleluia. Et eum laudamus.
Preghiamo. Dio onnipotente, che nella risurrezione di Cristo ci fai nuove creature per la vita eterna, accresci in noi i frutti del sacramento pasquale e infondi nei nostri cuori la forza di questo nutrimento di salvezza, per Cristo nostro Signore. Reverendissima, eccellenze, cari confratelli nella vita monastica, cari consorelle, cari fratelli e sorelle nel Signore, in questi primi mesi della mia presenza qui a Monte Cassino ho molto pensato a quando ormai circa 1500 anni fa San Benedetto vi è giunto. Il suo esodo da Subiaco. San Gregorio Magno racconta che quando San Benedetto giunge su questo monte, demolisce i culti idolatrici in onore di Apollo e costruisce un oratorio dedicato a San Martino e poi, proprio qui dove stiamo celebrando, edifica la cappella di San Giovanni Battista, nella quale sarà sepolto insieme a sua sorella scolastica. Ho riflettuto molto su questa immagine che i dialoghi di San Gregorio ci consegnano, perché mi aiuta a comprendere come anche oggi la lotta contro l'idolatria, contro i tanti idoli che minacciano la nostra fede, continua ad essere un impegno che deve stare al cuore della vita monastica e del suo desiderio di essere, come San Benedetto ci sollecita a fare, un'autentica via di ricerca del volto di Dio, del vero volto di Dio. Ed è altrettanto significativo che San Benedetto affidi questa ricerca alla protezione e all'intercessione di San Martino e di San Giovanni Battista. San Martino è colui che vive nella completa dedizione di sé, dal mantello offerto al povero fino alla disponibilità di non recusare la fatica pur nella debolezza di una morte imminente per essere di utilità al popolo affidatogli dal Signore. E San Giovanni è colui che indica il Signore e ci aiuta a riconoscere la sua presenza in mezzo a noi attraverso una via di diminuzione, di discesa. È lui che deve crescere mentre io devo diminuire, così testimonia nel quarto Vangelo. Ed è una logica che si pone agli antipodi delle logiche idolatriche, che ci portano invece a chiuderci nella ricerca del proprio utile, e nell'affermazione di sé. E questa è la via della ricerca del vero Dio che San Benedetto propone a noi monaci e attraverso la nostra testimonianza ad ogni vero cercatore di Dio. Una via che si attua non anteponendo nulla all'amore di Cristo, che è l'amore di chi vive, come San Martino, nel dono di sé, e a farlo attraverso una via di discesa, come quella percorsa dal Battista. Qual è la scala dell'umiltà che è al cuore della nostra regola e che attraverso i suoi gradini ci conduce proprio in quell'amore perfetto che scaccia ogni paura. E anche i segni che ho ricevuto in questa celebrazione, in particolare l'anello e il pastorale, mi ricordano la necessità e l'impegno di percorrere questa via. Possono essere fraintesi come segno di prestigio e di potere, ma il loro significato autentico è custodito nelle parole con cui il Cardinale Angelo me li ha consegnati. Il pastorale è segno della sollecitudine alla quale sono chiamato verso i fratelli che mi vengono affidati. È il segno del pastore buono che offre la propria vita per le pecore, in quella conformità a Cristo che San Martino ha saputo incarnare fino all'ultimo respiro della sua vita.
L'anello è segno di fedeltà e mi chiama a custodire la mia nuova famiglia monastica con instancabile amore nella comunione fraterna. È il segno di fedeltà tra uno sposo e una sposa che mi sollecita in particolare ad essere, come San Giovanni Battista, l'amico dello sposo, colui che gioisce alla sua voce e aiuta ogni fratello a incontrarlo, a riconoscerlo, a non anteporre nulla al suo amore. So che questo è anche il momento dei ringraziamenti, ma mi sarebbe impossibile ringraziarli tutti. Li raccolgo in un unico ringraziamento a Papa Francesco, non solo per la nomina, ma per le parole con cui l'ha sostanziata e che abbiamo ascoltato nella lettura della bolla. In particolare gli sono grato per quel passaggio nel quale mi invita a offrire ai fratelli gli insegnamenti di colui che rimane il maestro di entrambi, mio e loro. Si è maestri solo se si rimane discepoli dell'unico vero maestro. Ma attraverso Papa Francesco un ringraziamento a tutta la Chiesa, qui presente e radunata nella bellezza variegata dei suoi molteplici carismi e vocazioni. Sappiate però che per ognuno e per ognuna di voi c'è davvero tanta gratitudine, tanta sincera gratitudine. E desidero ringraziarvi non solo per essere qui, per quello che avete rappresentato nel mio passato, ma per quello che vi chiedo di fare adesso nel futuro. E vi chiedo di pregare per me e per i fratelli di questa comunità che mi accoglie con grande fiducia come nuovo padre, di pregare e di aiutarci perché insieme sappiamo percorrere e aiutare altri a percorrere questa via antidolatica, questa via di ricerca del vero volto di Dio, nel primato dell'amore e nella spogliazione dell'umiltà. E affido questo cammino alla Madre di Dio, che oggi celebriamo come la Vergine di Fatima. Oggi, 13 maggio, è anche il giorno del quale, ormai 18 anni fa, la mia famiglia ha celebrato i funerali di mia mamma. E allora anche alla sua maternità mi affido con gratitudine. Grazie a tutti. Prende il nome, ti doni di essere potentemente rafforzato nell'uomo interiore secondo la ricchezza della sua gloria. Amen. Ti conceda di camminare con animo generoso insieme ai tuoi fratelli sulla via dei suoi precetti nella gioia di Cristo Signore. Amen. Con la tua guida questa famiglia monastica radunata nel nome del Signore possa giungere per sua grazia alla vita senza fine. Amen. E su voi tutti qui presenti scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Thank you.